Cardinale ricorda sei persone che non ci sono più. Sono arrivati numerosi a Cardinale per partecipare alle gare in ricordo di sei persone che non ci sono più. Una giornata intensa presso la struttura bocciofila dedicata a Cosimo Masucci. In merito sentiamo le interviste realizzate da Saro Gioitta. Sono Roberto Scevola e praticamente qui a Cardinale per ricordare sei persone che non ci sono più. Sì, siamo venuti a onorare questa con i 40 anni della società Cardinale, più questi sei amici che erano già come presidente della società e siamo venuti a onorare a loro. Arrivati da Lamezia. Noi siamo arrivati da Lamezia, sì, in tutta la Calabria, siamo 19 società che gestisce il mondo del volo. Io sono vicepresidente regionale e per me è un onore essere qua oggi come presidente regionale e onorare la loro memoria. Con la sua squadra praticamente avete ricevuto una pesante sconfitta. Vabbè, ah ci sta, noi giocavamo con tre giocatori buoni, non è che noi abbiamo giocato male, bene chi ha vinto perché ha giocato meglio di noi. Abbiamo visto che c'era uno che bocciava veramente bene ed era un giovane. Sì, è un ragazzo che ha cominciato da un anno a questa parte, sta migliorando, ancora deve stare con i piedi a terra, come io lo dico sempre io, che ancora deve fare tanta strada. Bisogna anche migliorare questa struttura. Sì, diciamo se gli fanno questa struttura coperta come ci sono in altre società con i campi coperti, secondo me la Cardinale diventerà una società di lancio per tutto. Noi stiamo cercando anche come regionale a fare un'altra disciplina, anzi altre due discipline come la petanca e qui vedevo che potrebbe nascere una società di petanca, più il nuovo gioco che sta uscendo come beach boccio sulle spiagge. Infatti il 26 e il 27 organizziamo una gara regionale a Lamezia Terme con questo beach boccio, il nuovo gioco che sta andando sulle spiagge e tutto quanto. Bisogna lanciare un messaggio ai giovani che si avvicinano di più a questo sport. Sì, diciamo che da 3-4 anni a questa parte stiamo facendo due progetti, anzi tre progetti. Un primo progetto è dei giovani. Abbiamo mandato in questo momento, la settimana scorsa sono ritornati da Udine, sei ragazzi che hanno fatto prima la selezione regionale, hanno vinto e sono partiti a fare la finale del campionato italiano, sei ragazzi. Poi stiamo facendo il mondo del femminile. Infatti il 12 agosto ci sarà questa gara, lui, lei e l'altro a Soverato, che abbiamo organizzato come comitato provinciale di Catanzaro. E poi il terzo coso che io ci tengo molto è la disabilità. Abbiamo fatto questo progetto con il CAB, che ci sono tre società, una a Reggio, una a Cosenza e una in Calabria, che si trova a Lamezia Terme come polisportiva Malaspina, e stiamo portando avanti questo progetto disabili, che è la cosa più bella che c'è secondo me. Con Matteo Basile della Polisportiva Malaspina abbiamo visto che bocci bene veramente, tanti complimenti anche da parte del vicepresidente. Che cosa ti attira di più in questo sport? È uno sport che per tanti è considerato uno sport di gente anziana, quando io, un giovane che ho praticato tanti sport come il calcio, il pugilato, il tennis, ho notato che le bocce, oltre ad essere un bel gioco, è un gioco di intelligenza, di tattica più che altro, oltre alla bravura ovviamente. Questa mattina a Cardinale per ricordare sei persone che non ci sono più, qual è il tuo pensiero? È un pensiero che va a tutte le famiglie. Io sono nuovo dell'ambiente, da un anno che gioco, lo pratico da poco. Siamo venuti a ricordare i defunti della famiglia. Cosa ti senti lanciare ai tuoi coetanei per farli avvicinare a questo sport? Di avvicinarsi al mondo delle bocce perché è uno sport molto bello ed è uno sport dove si creano belle amicizie, come nel caso mio di tutta la polisportiva Malaspina. Ho trovato dei grandi amici e in più è un gioco che, come già detto, è un gioco molto molto bello da praticare. Un tuo giudizio sull'accoglienza qui a Cardinale? Appena sono arrivato è stata la prima volta che sono venuto qua in questi campi, devo dire che mi è piaciuta molto l'organizzazione.
e mi piace anche i campi come sono stati predisposti. L'accoglienza tra i pasticcini e cose è stata ben gradita. Anche se c'è stata una sconfitta molto pesante, vi hanno lasciato a zero. Sì, è stata una sconfitta pesante, però come ha detto il vicepresidente abbiamo giocato con tre buoni giocatori. Abbiamo sbagliato noi, abbiamo giocato male noi. Sono Gianni De Giorgio a Cardinale per ricordare sei persone che non ci sono più e tanti amici che sono arrivati da Lamezia, Catanzaro e tanti altri paesi. Sì, sono stati tutti amici e questi che vengono da fuori anche amici. Io sono stato istruttore anche a livello nazionale, andavo a fare i raduni sempre, portavo i giovani una volta, quelli della scuola Boccia li portavo su. E siamo stati ad Alpignano, in Val d'Aosta, in Veneto, in Piemonte, dappertutto, insomma. Ora questi ragazzi sono diventati adulti, ci sono qui Gianfranco Daniele, no? Figlio di uno che non c'è più, però la gioventù non c'è più, a Bocce insomma, fanno più calcio, che abbiamo una bella struttura qui a Cardinale e speriamo nel futuro di poter fare o entrare anche nelle scuole, perché io sono stato un insegnante anche sono in pensione ora. Se riesce ad entrare nella scuola riusciremo a fare qualcosa di buono. Una struttura che bisogna migliorarla come hanno promesso gli amministratori comunque. Sì, questo è già che siamo riusciti ad avere questa struttura coperta almeno, perché prima c'erano 10 campi scoperti e ora ce ne sono 4 al coperto e 4 che non stiamo utilizzando naturalmente al scoperto. Se riuscissimo ad avere una struttura coperta e chiusa. Chiusa tra l'altro, non solo, ma con una struttura poi dove ci si può riunire, chiacchierare, giocare a carte, a biliardo, allora la gente penso che potrebbe venire, insomma. Con il dottor Signoretta praticamente questa mattina qui a Cardinale con tanti amici, sono arrivati da Vibo, da Cosenza, da Lamezia, da Catanzaro per ricordare sei amici che non ci sono più. Esatto, correggiamo meglio, oggi è una duplice occasione, una l'anniversario dei 40 anni dalla fondazione della società Bocciofili di Cardinale, e l'altro è ricordare 4 nostri bocciofili compianti. È un evento molto bello perché nel lontano 1983 alcuni nostri soci appassionati di bocce decisero di affiliarsi a quella che allora era l'Unione Bocciofila Italiana, oggi Federazione Italiana Bocce, e quindi è una data storica, perché da quel momento, da quel giorno, da quell'anno lì, le bocce sono diventate uno sport come tutti gli altri, da un gioco che si faceva sulla strada, sotto gli alberi, sotto un pergolato, è diventato un vero e proprio sport, con i campionati regionali, nazionali, le coppe Italia, le coppe Calabria. E questo è che oggi, diciamo, soprattutto una sezione, quella di Raffa, bussa alle porte delle Olimpiadi. È stato, questo ci ha permesso veramente di conoscere altri mondi. Addirittura ci hanno invitato, poco prima del Covid, ci hanno invitato a Barcellona, in Spagna, per fare per un amichevole un raduno dove c'erano società di tutte le parti, addirittura dal Canada, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia. Questa è stata una cosa molto bella. Un'altra cosa bella è pure che oggi ricordiamo, questi sei bocciofili scomparsi, ma ricordiamo due persone, Cosimo Masucci, a cui è intestata la società, e Marra Antonio, che sono stati dei istruttori e formatori, nonché accompagnatori di tanti ragazzi. Dobbiamo dire che è molto importante che già negli anni 80
la società di Cardenale è stata tra le prime ad avviare una scuola bocce con 60 atleti tra esordienti, e allievi e ragazzi. E questa è una cosa buona che noi dovremmo cercare adesso di impegnarci a farlo, perché sappiamo che lo sport è educazione, lo sport è aggregazione, lo sport è rispetto delle regole, lo sport è soprattutto piacere di stare insieme. Vorremmo sapere il risultato della sua squadra adesso. Allora, la mia squadra si gioca a pool, nel senso che si fanno si fa una prima partita, se la si perde, come abbiamo fatto noi, abbiamo perso una partita 13-2, si gioca a tempo, ai 13 punti. Ora poi adesso noi abbiamo vinto la seconda partita e adesso dobbiamo fare gli spareggi per il passaggio poi ai quarti di finale. Quindi ora se prima di pranzo faremo gli spareggi e se vinciamo proseguiamo. Chi perde naturalmente si ferma qua.